Allora, incontro con Mario Caligiuri. Innanzitutto ti ringrazio per avermi ricevuto a casa tua. È sempre stato un piacere entrare in questo, lo posso chiamare museo, però un museo giovane della cultura. E devo dire che complimenti per le iniziative di quest'estate, tanto apprezzato dalla Calabria, sui social, devo dire. Allora, come è andata questa stagione? Oggi abbiamo il ministro Brai. L'ho già intervistato, molto contento e molto apprezzamento per Mario Caligiuri. Credo che la Calabria debba puntare su un elemento essenziale, che è quello della cultura, perché noi abbiamo un deficit di immagine da recuperare, perché la storia della Calabria non è storia criminale, ma è storia di grande cultura, di uomini che studiano, lavorano e hanno fede nell'avvenire. Saverio Mannelli in tutti questi anni ha cercato di ritagliarsi uno spazio particolare, quello della provocazione intellettuale. Piccolo grande spazio, possiamo dire. È Diciamo, diventato grande adesso. sono passati tanti anni pure, tanti anni di impegno. E l'Università d'Estate ha rappresentato un punto d'incontro, rappresenta un appuntamento importante della cultura meridionale del periodo estivo. Quest'anno il tema è stato dettato da Vittorio Sgarbi, lo spirito dei luoghi. E il tema è quello della cultura. E abbiamo chiamato a discutere su questo tema quattro relatori che secondo noi possono dare degli spunti importanti. Il primo, anzi la prima, è stata Paola Dubini, presidente del corso di laurea di scienze di economia e della cultura dell'Università Bocconi di Milano, che ha puntato sull'idea di una rete di musei aziendali in quest'area del Reventino. Poi c'è stato il sindaco di Di Matera, Matera, sì, Raffaello De Raffaele De Ruggeri. Ruggeri, la città capitale europea della cultura 2019, con la quale faremo un protocollo d'intesa per verificare in che modo anche noi e tutto il Sud può utilizzare questa straordinaria occasione di sviluppo. Poi c'è stato Vittorio Sgarbi, che non ha bisogno di presentazione, Presentazione. ospite consueto di Molto Saverio amico di Mario Mannelli, Caligiuri. e da una vita, da tanti anni, ho questo privilegio. Forse la prima foto che ti ho fatto con Vittorio Sgarbi te la Potersi. feci Può io. darmi 89, No, abbiamo la stessa probabile, foto, perché tu hai casa tua e ce l'ho pure io. probabile. E allora con Vittorio Sgarbi vedremo di promuovere sempre di più il concetto di cultura, di bellezza, di provocazione intellettuale, di amore per i libri. Tant'è vero che nella biblioteca dove noi stiamo realizzando questa lezione, la biblioteca dedicata a mio padre Michele Caligiuri, c'è un'intera sezione dedicata a Vittorio Sgarbi che contiene solo una minima parte dei libri che lui ha Che aveva scritto, scritto, curato, a cui ha collaborato. E poi stasera concludiamo con Massimo Brai, Ministro Ministro della della Cultura, Cultura. nel governo Letta 2013-2014, che è stato molto amico della Calabria. Allora io ero l'assessore regionale alla cultura della Calabria, ero il presidente degli assessori regionali alla cultura d'Italia e con lui abbiamo collaborato molto e con cose molto importanti. Tra tutte posso dire, per quanto attiene alla Calabria, la riapertura della sala dei Dei bronzi bronzi di Ajax, del Museo di Reggio Calabria, che è una cosa, per non parlare di Sibari, per non parlare di Kaulon, del Tempio di Kaulon. Quindi delle iniziative importanti, poi così come anche a livello nazionale, promuovere la lettura, promuovere il collegamento con le aziende, quindi diciamo un'attività molto, molto produttiva. Mario, tu assessore alla regione per la cultura Calabria. E nel momento che il ministro era appunto il ministro Brai, Massimo Brai, lui ha avuto questo amore immediato, come d'altronde tu l'hai sempre avuto per la cultura in Calabria. Lui si è innamorato, essendo anche pugliese, dobbiamo dire, si è innamorato, è nato proprio questo amore per la cultura calabrese e l'ha portato avanti con l'apertura appunto dei musei che destai tu hai detto, no? E ho fatto questa domanda al ministro, ma questo amore che c'è stato continua e continuerà ad esserci per la crescita della nostra cultura? Lui mi ha detto che non cambia niente, continua e aumenterà di più, anche grazie, diciamo, alla tua continua passione per la cultura. Massimo Brai prima di tutto è un intellettuale e va notato che da deputato si è dimesso, quindi ha rinunciato a uno stipendio notevole e ha rinunciato all'indennità pensionistica come parlamentare
ed è andato a fare il direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, della Treccani, cioè una scelta di campo che dimostra già la qualità dell'uomo. Ed è importante, ecco, collaborare con Massimo Braico, per questo Soveria Mannera nel corso degli anni è stata sempre un porto franco, un luogo di incontro, di dibattito, di idee. E guarda che anche l'attività amministrativa che poi si è sviluppata nel corso degli anni a Soveria Mannelli, che è stata riconosciuta come innovativa in tutta Italia, deriva dal confronto che c'è stato con questa decina e decina di intellettuali e di uomini politici che sono stati a Soveria Mannelli dal 1985 in poi. Quindi abbiamo cercato di trarre beneficio da questi dialoghi, da questi incontri, da questi confronti. Allora io credo che proprio il dialogo con Brai poi possa anche sfociare in iniziative ancora più concrete. Io penserei, ma poi su questo ne discuteremo, ne parleremo in maniera approfondita, ne parleremo e sarà sulla cosa della lettura, sulla lettura noi vedremo di avviare una attività che sia diciamo anticipatrice di tutti gli altri sviluppi di carattere culturale, perché la lettura è la base dello sviluppo culturale e con lui penso che si possa fare, essendo proprio il direttore generale dell'Enciclopedia Treccani. Mario, la Calabria è una terra martoriata, diciamo, dell''Ndrangheta, ne se ne parla sempre, purtroppo, continuamente, ma la cultura, la stessa domanda l'ho fatta al Ministro, la cultura riuscirà a cambiare la Calabria? Perché noi siamo proprio una terra di cultura. Guarda, la cultura è l'unico strumento, però la cultura ha tempi lunghi. Quindi c'è questa differenza tra i tempi immediati della comunicazione e dei fatti nella società della globalizzazione e i tempi necessariamente lunghi dell'istruzione e della cultura. Quindi credo che però altra strada non ne vedo, anche perché la cultura è una parola concreta, è una parola che è magica, che unisce la terra al cielo. Tu come assessore regionale alla cultura hai lasciato, diciamo, una bella eredità di cultura, no? Questo non devo essere io a dirlo. No, ti sto dicendo io, per quello che ho sentito. Continuerà questa eredità che tu hai lasciato o la vedi un po' difficile? Parliamoci chiaro. Le cose riescono... Perché tu eri un uomo di cultura, messo là l'uomo di cultura. Ma si è seminato molto, ma le cose, diciamo, producono frutti come quando si ara un terreno. E se poi c'è qualcuno che le raccoglie. E credo che di fare si è fatto tanto. Sto girando la Calabria, sto vedendo tanti beni culturali che si stanno ristrutturando con i finanziamenti che sono stati erogati in quel periodo, tante iniziative che ancora resistono, tante attività nelle scuole, tanti laboratori scientifici, tante scuole che si ristrutturano, che sono state sistemate dal punto di vista sismico, cioè c'è tanto, veramente tanto. Ma credo che queste iniziative poi possono portare ancora maggiori benefici nei prossimi anni se verranno seguite sempre con maggiore attenzione. Mario, tu ti lascio, dobbiamo andare subito dall'altra parte. Tu hai fatto tanto, hai fatto tante cose per la cultura calabrese, perciò insomma ti sei impegnato continuamente, insomma, abbiamo detto prima, speriamo che questa eredità cambia tutto, che continuino quello che tu hai lasciato. Una cosa che Mario Caligiuri, che voleva fare, non è riuscito a fare come assessore della cultura della Calabria. Cioè, ho un rimpianto. Ecco, il rimpianto è questo. Quando si parlava dei bronzi di Riace, per andare all'Expo di Milano, io non mi sono espresso perché, diciamo, la linea del governo regionale era quella di non spostare i bronzi da Reggio, ed era la linea legittima. Probabilmente era sbagliata, perché non dipendeva questo da noi, non dipendeva da noi perché dipendeva dal Ministero, ed è stato chi è che ha impedito che i bronzi potessero spostarsi, non è stata la Regione, ma è stato il Presidente del Consiglio Renzi, che è intervenuto in maniera chiara dicendo che i bronzi non si dovevano spostare, ma è stata una straordinaria occasione perduta. Perché perduta, Mario, scusa? Perché avrebbe identificato i bronzi con la Calabria. Nel 2015 al Museo di Reggio Calabria è venuta meno gente che nel 2014, cioè l'anno dell'Expo è venuta meno gente che nell'anno prima. Secondo te l'andata dei bronzi all'Expo poteva essere poi uno specchio di riflesso, ritorno qua in Calabria? Non c'è nessun dubbio di questo, io faccio a mente e chiedo scusa ai calabresi.
Tu sei stato sempre, ripetiamo, una persona di cultura, sei una persona di cultura, continua a essere una persona di cultura. Per la tua soveria, che tu hai fatto tanto, sindaco, insomma, queste iniziative che sono bellissime, che stanno avendo molti consensi, come ripeto, sui social, in televisione, insomma, cose veramente interessanti, qualcosa per soveria che tu non hai fatto? C'è qualche impianto pure per soveria? Soveria ancora, io sono vice sindaco di Soveria, quindi non posso avere rimpianti perché posso essere in condizione di fare quello che ancora non è stato fatto. Ti ringrazio Mario per questo incontro e avermi ospitato a casa tua col ministro. Grazie a te. Grazie. Bella. Chissà te, bronze bella, dai. Mamma, oh mamma, si vede che sei già tutta intervista, no. Mamma. Allora Mario, è partita la 6ª edizione del Master Intelligence Calabria. Annunciaci qualcosa, la nuova edizione possiamo dire. Nel 2007, grazie al Presidente Emerito della Repubblica Francesco Cossiga, organizzammo per la prima volta in un ateneo pubblico italiano il primo Master in Intelligence, cioè sui servizi segreti. Del corpo docente faceva parte nella prima edizione l'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le lezioni furono concluse dall'attuale Capo della Polizia Franco Gabrielli, che allora era il direttore del SISDE, cioè il Servizio dell'Intelligence per l'Interno. Durante questi anni abbiamo laureato, masterizzato oltre 100 studenti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, e con delle tesi innovative di grande importanza, di grande qualità. Le iniziative, le iscrizioni sono aperte, ci si può iscrivere attraverso il sito dell'Università della Calabria www.unical.it, si va alla voce master e poi si accede al master sull'intelligence e le domande scadono il 30 di ottobre. Possono presentare domande a tutti coloro i quali hanno una laurea di 4 anni o di 5 anni in tutte le discipline e noi lo riteniamo che sia molto importante, molto utile per gli operatori delle forze dell'ordine. Tanti nostri studenti hanno utilizzato questo percorso di studi che vede tra l'altro come docenti ex direttori dei servizi, come Vittorio Stelo, Luigi Ramponi, Nicolo Pollari, ex ministri, come Giulio Tremonti, Paolo Savona, i professori universitari, Roberto Baldoni, Antonio Baldassarre, Umberto Gori, un panel di grande parterre, giornalisti come Paolo Messa, come Lucio Caracciolo, come Massimo Franco, ma veramente diciamo, magistrati come Pignatone, come Rosario Priore, come Nicola Gratteri. Quindi abbiamo avuto veramente abbiamo un gran parterre di docenti ai quali si aggiungeranno anche altri. Abbiamo avuto ambasciatori, Michele Valenzise che è stato segretario generale della Farnesina, il responsabile della sicurezza dell'ENI, che è la più grande multinazionale italiana. Quindi diciamo un percorso formativo veramente prestigioso e importante. Grazie Mario.